Dottor Renato Mantegazza, presidente dell'Associazione Italiana Miastenia. Che cos'è questa associazione? L'AIM, Associazione Italiana Miastenia, è un'associazione che è nata parecchi anni fa, si occupa di tutte le problematiche che sono inerenti alla gestione di una malattia rara, qual è la miastenia. Quindi andando dai problemi più semplici a quelli più complicati e anche da supporto alla ricerca sia clinica che sperimentale per questa malattia. Avete attivato anche un servizio gratuito legale, è importante per i pazienti? Questo è diventato una cosa molto importante soprattutto in Italia. È possibile fare questa consultazione di tipo legale anche in virtù del fatto che una nostra paziente che lavora per l'INPS è in grado di dare una valanga, vorrei dire, di consigli utili per una miglior gestione delle problematiche di tipo assistenziale e di tipo anche amministrativo rispetto ai loro problemi. La consulenza legale serve anche per chi lavora, in quanto i sintomi della miastenia possono essere misconosciuti e quindi ci sono problematiche di riconoscimento. Quante tipologie di miastenia ci sono e quali sono i sintomi da non sottovalutare? La miastenia progressivamente è diventata una malattia più complessa di quella che era così quando io studiavo. La miastenia attualmente è almeno di quattro tipi, caratterizzata da diversi autoanticorpi, con una sintomatologia tipicamente muscolare in comune a tutte queste forme, caratterizzata sostanzialmente da due sintomi, l'ipostenia e l'esauribilità muscolare. Quindi, se vogliamo, è semplice, ma in realtà la modalità in cui si può presentare è molto complessa. In più ha una caratteristica: questi sintomi sono fluttuanti, quindi vanno e vengono nel corso della giornata, delle settimane e dei mesi, e questo sconcerta in primo luogo i pazienti, ma anche molto spesso i medici che non la conoscono. Come associazione voi fate anche dei corsi di informazione e collaborate con i medici di base proprio per spiegare cosa bisogna fare quando si hanno dei sintomi miastenici e soprattutto come riconoscerla. La diagnosi è migliorata quindi? Allora, è importante conoscere la miastenia e questo è, diciamo, uno degli obiettivi principali dell'associazione, cioè creare consapevolezza della sua esistenza. È molto importante la collaborazione con i medici, in particolare i medici di medicina generale, affinché sappiano dare rapidamente una soluzione ai problemi. Essere stanchi è una cosa che succede a molte persone, però essere stanchi dal punto di vista miastenico è una stanchezza enorme anche per sforzi veramente minimi, tali da impedire di poter fare una vita normale. Sul luogo di lavoro i pazienti hanno grossissime difficoltà perché naturalmente soprattutto in condizioni in cui il lavoro fisico è importante, diventa per loro molto problematico gestirsi. Le attività che svolge AIM sono diverse: seminari, incontri, workshop, avete fatto dei podcast, organizzate anche delle attività di volontariato, raccolta fondi per i progetti di ricerca, sensibilizzate sui sintomi con un kit. Che cos'è questo kit? Nel corso di quest'anno noi abbiamo sviluppato a livello europeo un'alleanza tra associazioni di pazienti e per rendere più evidente la consapevolezza della malattia
è stato sviluppato un kit che sono strumenti che vengono indossati e con cui si può percepire quella che è la vera sensazione dei sintomi che sono caratteristici di questa malattia. Per essere al fianco dei pazienti, AIM ha anche sviluppato un progetto di ricerca legato ad un'app sulla qualità di vita che serve sia ai caregiver che ai pazienti. Di cosa si tratta? Ah, questa è stata un'esperienza molto interessante, è un'esperienza internazionale. È stata sviluppata un'app in cui i pazienti potevano raccontare il proprio vissuto e utilizzare anche delle forme che vengono anche delle forme di valutazione del loro stato, che sono valutazioni utilizzate anche nelle sperimentazioni cliniche.